siamo in collegamento con Maurizio perché abbiamo saputo che questa mattina ha ricevuto una telefonata. Ecco Maurizio, ci puoi spiegare che cosa è accaduto questa mattina? Sì, buonasera a tutti. Niente, praticamente intorno a mezzogiorno e mezzo stamattina, mentre ero a fare delle commissioni, ho ricevuto una chiamata con un numero strano, diciamo, da Firenze, che ho risposto, ed era un'impiegata, diciamo, una funzionaria, non so, insomma, della questura, che mi chiedeva se il 4 febbraio sarebbe stato convocato, praticamente, cioè dopodomani, in questura, al primo piano, dal commissario Gueli della sezione Digos, per quanto riguarda la mia denuncia presentata in procura il 5 di gennaio sul compravendita voti delle primarie 2013. Ecco, quindi si riferisce alla prima denuncia che tu hai fatto, quindi quella su Renzi. Esatto, quella che riguardava le primarie tra Renzi, Civati, Pittella e Cooper. Beh, gli ho fatto presente che io avevo presentato infatti anche una denuncia per il 29 di gennaio riguardante compravendita voti, questa volta alle amministrative, sempre contro il signor Giorgetti. E niente, mi ha detto appunto la funzionaria, mi ha detto: però questa volta, scusami, Giorgetti, riferito alla sua candidatura con la lista, no, Nardella. Per quanto riguarda, esatto, questa volta la candidatura alle elezioni, okay, amministrative, dove lui si candidava nella lista Nardella, diciamo, e offriva il famoso buono da 25 euro, ecco, dell'S lunga per votare lui della lista Nardella. Bene, mentre invece quella per la quale tu sei stato chiamato questa mattina è quella riferita a Renzi, quindi esatto, Giorgetti cerca voti dando i 50 euro più i 15 per l'iscrizione, giusto? Esatto, esatto. Ok. Quindi? Quindi niente, mi sono messo chiaramente a disposizione, ho detto certo, ci mancherebbe, gli ho fatto presente che il mio legale è Carlo Taormina, uh-huh, e poi ho subito chiamato il professore spiegandogli la cosa, mi ha detto, dice, se hai bisogno chiamami durante la tua convocazione, oppure certo, eventualmente se non ci sono problemi chiamami, diciamo, quando esci dalla questura per raccontarmi l'accaduto, così lo mettiamo a verbale. Ok, quindi tu praticamente ora dovresti andare, ripetiamo la data, il 4 febbraio alle ore 9 devo essere in questura. E ti hanno già detto anche il nome da chi devi andare, da chi devi essere interrogato? Sì, esatto, il commissario Gueli, ricercate, uh-huh, il commissario Gueli al primo piano negli uffici della Digos. Allora, appena hai avuto questo incontro, dopo ovviamente il tuo avvocato, spero che ci farai sapere qualcosa a noi. Certo, ci mancherebbe, visto che l'altra stampa sembra che gli piaccia fare silenzio. L'altra stampa in che senso? ANSA e vari quotidiani, diciamo, l'avevo fatta presente questa cosa, nel senso avevo inviato le denunce e tutto, diciamo, però sembra che non sia di grande interesse la cosa, ecco. Ma sai, tutto quello che ruota intorno a Renzi, Nardella, Firenze, sembra sia tabù. È tabù. Ok Maurizio, ti ringraziamo tanto. Grazie a voi.